Che in delle zone considerate di sinistra, addirittura rosse, e di conseguenza perde in alcune situazioni, tipo la Puglia, dove ha stravinto, è stata una vittoria di Vendola, però ecco, si dice anche grazie alla collaborazione dell'UDC, quindi di Casini, e di Osud, di Adriana Poli Bortone. Allora c'è una presa di posizione da parte del centrodestra, cioè che non riconosce in pratica a Fitto o alla coalizione di centrosinistra di aver vinto, ma semplicemente che il PDL ha perduto, ma non per colpa del PDL, ma di franchi tiratori o addirittura di traditori. Addirittura è stato dichiarato a proposito dell'elezione a Galatina, che oramai Adriana Poli Bortone e Osud è organica al centro sinistra. Quindi bisognerebbe chiedere alla senatrice Poli cosa ne pensa. Si continua praticamente a scaricare la colpa, di colpa si può parlare, su persone che hanno la colpa di essere scese in competizione, dovevano mettersi da parte molto probabilmente, e a questo punto continua questa querella, no? Cioè, perché secondo lei il PDL è convinto che senza la collaborazione di Io Sud, dell'UDC, avrebbe potuto vincere in Puglia? Ma io le potrei rispondere che perché questo fa parte di una, diciamo, di una patologia dell'ego che appartiene ad alcuni diciamo dirigenti del PDL pugliesi e in particolar modo salentini. In politica non si ha mai la prova contraria, perché le elezioni sono celebrate, le ha vinte Vendola, e quindi non potremmo sapere, cioè dovremmo rifare le elezioni con uno schieramento diverso per vedere se Adriana Poli Bortone e l'UDC fossero andati col centrodestra, chi sarebbe potuto essere l'ipotetico candidato presidente della giunta regionale centrodestra al posto di Rocca Palese, e noi fossimo andati con Vendola, con questa coalizione tra virgolette corta, che cosa sarebbe successo? Io credo che ognuno è arbitro del proprio destino e delle proprie scelte. Poi uso sempre una metafora: la politica è come una partita a tennis, si può vincere perché fai tutti ace o si può vincere perché l'avversario manda tutte le palle fuori, fai punto lo stesso. Quello che conta alla fine sono i numeri, cioè nessuno ha imposto, anche perché non avremmo potuto avere l'arbitrio, l'arroganza o anche il potere per farlo, Rocco Palese come presidente, candidato presidente della giunta regionale al PDL, probabilmente l'ha imposto il ministro di questa regione, di questa provincia, anche a dei vertici romani, da quello che si sente, da quello che si legge, da quello che si dice, mi sembra che mai scelta sia stata più fallimentare alla luce dei risultati. I risultati, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la Puglia, effettivamente qualche malessere nel suo partito lo hanno portato. C'è stata per esempio la presa di posizione di Rotundo, che ha attaccato alcune componenti, in particolare Rotundo accusa il suo partito di aver remato in alcune direzioni contro altre, soprattutto che è stato penalizzato da alcuni comportamenti della dirigenza del Partito Democratico. Già dicevamo, siamo in clima già preelettorale, anche per quanto riguarda Lecce, lei ricordava l'amministrazione di centrodestra che è retta dal centrodestra, quindi da Perrone, e comunque già da parte del centrosinistra si fanno dei nomi per probabili candidati alle prossime elezioni amministrative. Secondo me molto prematuramente, danneggiando molto le persone di cui si stanno facendo i nomi. Questa è la mia opinione, che ho ribadito in tutte quante le sedi. Io credo che ci siano dei passaggi. Noi abbiamo, le ricordava prima, consiglio regionale, cioè noi abbiamo un consiglio regionale innanzitutto che ancora non si è insediato, perché la Corte d'Appello di Bari si deve ancora pronunciare. E lo dico più da avvocato che da dirigente politico, annusando un po' l'aria che si sente in giro, ci saranno molti ricorsi comunque vada, quindi sarà alla fine la giustizia amministrativa a decidere chi entrerà in consiglio regionale, soprattutto se il consiglio regionale sarà a 70 o a 78, perché qualora la Corte d'Appello dovesse decidere per i 70 scontenterebbe alcuni, se dovesse
decide per i 78 scontenterebbe altri. Quindi alla fine, come si fa, diciamo, nelle democrazie avanzate, in questi casi è il giudice che decide, essendoci obiettivamente una legge regionale che è a dir poco, a voler essere buoni, un po' confusa, definiamola confusa. Detto questo, poi c'è un ulteriore passaggio, che è quello della giunta regionale. Anche qui non credo che il presidente Vendola possa, per quanto avrà sicuramente un'idea di, diciamo, di giunta, di governo regionale, però non possa prendere una decisione in maniera indifferente se ha un consiglio regionale a 70 o a 78, se non altro perché vi sono chiaramente un numero diciamo differente di consiglieri regionali, e quindi anche gli assetti, diciamo, in giunta probabilmente saranno diversi rispetto alla rappresentanza delle forze politiche. Io credo che dopo aver concluso il processo, diciamo, elettivo e anche di governo, qui chiamiamolo rappresentativo trattino diciamo di esecutivo regionale, possiamo, per una questione anche di cronologia e di tempi, guardare alla prossima scadenza elettorale, che per noi leccesi sarà il comune di Lecce, che la scadenza naturale della consiliatura avverrà nel 2012, quindi stiamo parlando da qui a 2 anni. Io credo che ci sia il tempo per lavorare, anche qui non partendo dal candidato sindaco, ma partendo dall'idea che il centrosinistra e la proposta politica che il centrosinistra ha di questa città e vuole proporre ai cittadini. Anche perché sembra... e anche uso una parola che molti miei amici, cari amici chiamiamoli dell'estrema sinistra, ecco, perché insomma noi come PD siamo sinistra, siamo della sinistra, della sella, ecco, una parola che ai miei amici, diciamo, non piace, e cioè coalizione, cioè capire anche cosa succede in questa città, per rispondere a quella che era la sua domanda di prima, è UDC o Sud, eccetera. Io non sono affezionato agli schemi, perché non sono affezionato agli schemi, sono appunto affezionato ai progetti politici e ai programmi da proporre agli elettori, però non si può neanche, diciamo, vivere in una sorta di realtà siderale e non guardare cosa succede a fianco, cosa succede nella città di Lecce. Per cui i comportamenti che avrà l'UDC, i comportamenti che avrà io sul, a mio avviso, offrono un'opzione di dialogo. Non parlo di alleanze per concetto, ma di dialogo, cioè di interlocuzione. Non bisogna essere, da questo punto di vista, diciamo, avere delle posizioni preconcette, ecco. Va fatta una riflessione, ma questo non vuol dire che la Poli diventerà di sinistra, o perché l'UDC prima era un partito confessionale conservatore, adesso è diventato un partito zapavetista, perché fa dei ragionamenti col centro-sinistra. Intanto stiamo parlando di elezioni comunali, per cui non ci sono da fare delle scelte di politica estera, non ci sono da fare delle scelte di bioetica, non ci sono da fare delle scelte. Bisogna dire questa città dove la vogliamo portare, e dire ai cittadini dal 2012 al 2017 la proposta politica amministrativa che il centrosinistra proporrà nella sua complessità. Cioè da ritrovarsi su una idea di città, idea di città. Sviluppo del territorio. Comunque diceva prima, giustamente, io sono d'accordo con lei, che molto spesso poi le fughe in avanti danneggiano, anche perché secondo me c'è una scortesia da parte di chi pone determinati argomenti, perché noi abbiamo un leader del centrosinistra per quanto riguarda l'opposizione alla giunta di centrodestra, al governo di centrodestra nella città di Lecce, che credo faccia egregiamente il suo dovere di leader dell'oppositore, capo dell'opposizione, il quale bisognerebbe che sia interpellato. Comunque, certo, cosa ne pensa? È una sentinella attenta Antonio Rotundo, sentinella attenta rispetto, diciamo, all'attività amministrativa di Palazzo Cavallo, che sembra che qualcuno l'abbia già messo da parte. Come noi, sicuramente non sarai il ricandidato, potrebbe essere anche Rotundo, no? Ricandidato al posto, alla carica di sindaco.
Non lo esclude a priori. Assolutamente questo. No, non ci sono preclusioni nei confronti di nessuno e soprattutto, ripeto, è un percorso molto lungo che deve portare a un lavoro politico, perché il tempo serve per costruire, io dico costruire, una coalizione a Lecce che evidentemente deve trovare anche dei riferimenti rispetto a quella che è la realtà leccese, perché non si può pensare, ecco, non si può pensare che Lecce sia uguale a Bari o sia uguale a Foggia o sia uguale a Mantova, no, per cui noi abbiamo anche una storia politica di personaggi che sono nell'agone politico e che hanno fatto scelte giuste, scelte meno giuste, ma che comunque diciamo, sono protagonisti politici in questa città. Ecco, torniamo un attimino alla regione, poi ritorneremo a Lecce per parlare un pochettino di quelle che sono le problematiche, perché sono dei momenti importanti questi, piano regolatore, BOC, vediamo un pochettino cosa ne